Mille grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti del Presidente di Fondirigenti, Carlo Poledrini, che purtroppo stamattina non è riuscito ad essere qui. Era pronta a partire alle 6 da Cagliari, dove vive e lavora, ma è direttore generale dell'azienda regionale dei trasporti, ha avuto una convocazione a cui stamattina proprio non poteva mancare, e purtroppo i trasferimenti sono via Roma, insomma, quindi non ce la faceva per niente, e quindi ho io il piacere di essere qui. E noi siamo il finanziatore di questa bellissima iniziativa, Fondirigenti, che è promosso da Confindustria e da Federmanager. È il più grande fondo in Italia per la formazione continua dei dirigenti, e nonostante la congiuntura sfavorevole e un po' negativa, invece il trend degli aderenti al fondo è in crescita, e ormai contiamo 16.000 imprese e quasi 84.000 dirigenti aderenti. La missione della Fondazione è quella di aumentare la dotazione manageriale delle imprese agendo sulla leva delle competenze, e di cui appunto soprattutto le piccole e medie imprese hanno molto bisogno, sia per la produttività che per l'occupabilità. E questo noi lo facciamo attraverso due asset. Il primo è quello di finanziare i piani formativi delle aziende attraverso il conto formazione e gli avvisi. Il secondo è quello delle azioni propedeutiche di cui oggi vediamo appunto la conclusione di una delle iniziative finanziate. E il conto formazione è uno strumento estremamente pratico. Io so che appunto voi siete manager e aziende, imprenditori, io mi auguro che siate tutti aderenti a Fondirigenti. E perché conviene? È un modo pratico per recuperare dei fondi che comunque appunto ogni mese l'INPS preleva sul monte salari, e questo dà la possibilità alle aziende di recuperare uno 0,30 che può essere utilizzato per la formazione del proprio personale. Questo ha significato 105 milioni di euro di finanziamento negli ultimi 6 anni e 88.000 dirigenti formati. Il secondo strumento, sempre con piani aziendali, è quello che sono gli avvisi, per cui noi mettiamo appunto a bando delle risorse, e questo ha significato negli ultimi 5 anni 99 milioni di euro. E per la formazione di 23.000 dirigenti e 5.600 piani formativi di aziende. Gli avvisi noi osserviamo insomma un trend molto crescente della domanda, tant'è vero che quest'anno quei primi due avvisi abbiamo stanziato 20 milioni di euro per l'innovazione aziendale, ma la domanda è stata addirittura di 28 milioni. È vero che con l'uscita molto forte di Cantone, Presidente, appunto dell'ANAC, dell'inizio dell'anno, molti fondi si sono fermati, non Fondirigenti, che vede tra i suoi consiglieri d'amministrazione il direttore di questa grande unione industriale, e che aveva tutte le carte in regola, per cui forse questo grande trend della domanda è stato dovuto anche al fatto che noi siamo i primi e per molti mesi siamo stati gli unici a partire. In ogni caso c'è una domanda molto forte di formazione, e queste risorse la consentono. Abbiamo appena varato il 30 di novembre, quindi qualche giorno fa, un nuovo avviso piccolino, sono solo 5 milioni di euro per la trasformazione digitale, però sono tutti dedicati alle piccole e medie imprese che vogliono capire, farsi un po' i conti, costi e opportunità della trasformazione digitale del proprio business, e quindi noi pensiamo che sarà molto importante per dare una forte spinta in questo segmento di appunto
aziendale che vede un grosso ritardo delle imprese italiane rispetto ai propri competitor internazionali, e comunque questo piccolo avviso prelude ad altri avvisi che faremo nel 2017 con ulteriori risorse appunto dedicate alla diffusione della cultura digitale nelle imprese italiane. Naturalmente, e qui lo ripeto, si può partecipare soltanto se si è aderenti, quindi chi ancora non lo fosse lo faccia subito. Allora, il secondo asset con cui agisce la fondazione sono le attività propedeutiche, che sono un po' lo sguardo sul futuro dei fondi reggenti. Sono iniziative con cui riusciamo a fare sistema, a superare la parcellizzazione della domanda aziendale, a fare un focus su dei fabbisogni aggregati. L'obiettivo è quello di analizzare i trend in atto e realizzare delle iniziative, dei prototipi che poi possano essere ripetuti. Tutto questo naturalmente attraverso la leva formativa. Abbiamo visto con le ultime survey lanciate appunto dal fondo che esistono delle... c'è un bisogno territoriale particolare a cui bisogna dare risposta, e queste nostre azioni, queste nostre iniziative riescono in questo segmento, e questo naturalmente attraverso una strettissima collaborazione con le associazioni di Confindustria e di Federmanager, per cui vedo qua rappresentate appunto le associazioni, e nel pomeriggio faremo proprio un focus group per sentire quali sono i fabbisogni specifici di questi territori, di questi distretti. È proprio un progetto che si inserisce in questa linea di prodotto e che ha avuto degli obiettivi, come sapete, molto importanti per dare una risposta a quella che è una vera e propria emergenza delle PMI, cioè questo credito alle imprese in grande riduzione, anche secondo le stime appena pubblicate dal Centro Studi di Confindustria. È evidente che la scarsità di credito rallenta l'attività economica, e quindi progetti come questo, che consentono ai manager e agli imprenditori delle aziende di avere una maggiore consapevolezza di quelle che sono le potenzialità delle imprese, imparare a valorizzarle, stimarle e valorizzarle, avere un rapporto con gli istituti di credito che possa instaurare un dialogo costruttivo, e poi naturalmente tutto questo produce poi a cascata spinta sia per l'internazionalizzazione sia naturalmente per migliorare, come si diceva, i rapporti con il sistema bancario, e quello che è molto interessante, produrre dei cambiamenti reali sulla cultura e sull'organizzazione delle aziende. Questo progetto ha avuto poi una parte applicativa operativa molto interessante di self-assessment per le persone che hanno partecipato, e quindi la possibilità di individuare i gap da colmare. Questa emergenza delle piccole e medie imprese, il presidente Gallina penso la conosca molto bene, venendo appunto dal segmento della piccola industria di Torino. È uno dei problemi più pressanti, e appunto riuscire a utilizzare delle leve finanziarie innovative, comprese quelle per esempio anche del crowdfunding, che abbiamo visto recentissimamente è stato allargato dalle start-up a tutte le piccole e medie aziende, piuttosto che appunto essere capaci a innovare nella valutazione di quelli che sono gli asset intangibili delle piccole e medie imprese, è veramente importante. L'auspicio è che da questa esperienza pilota possano nascere dei percorsi formativi di qualità, e che grazie all'esperienza di Skillab di San Paolo, Intesa Formazione,
si sia in grado di dare ai manager e alle imprese quel sostegno necessario ad affrontare appunto in modo innovativo le relazioni con i mercati finanziari e il sistema creditizio. E io devo dire in conclusione che proprio la concretezza di questo progetto, insieme alla qualificata partnership che l'ha consentita, e naturalmente non dimentico l'Unione Industria di Torino e la Federmanager di Torino, ci ha resi particolarmente fieri di averla finanziata, e quindi grazie. Grazie.